guardo la formazione, sì, la posso dare. Manca un tassello perché Barzagli ha avuto la febbre oggi, quindi fino a domani ovviamente la posizione di Barzagli è un po'... dobbiamo capire un po' se ce la fate. Da destra partiamo con Abate, poi c'è Barzagli, eventualmente poi abbiamo Chiellini, poi abbiamo Visciglio, poi abbiamo De Rossi, poi abbiamo Pirlo, poi abbiamo Verratti, poi abbiamo Candreva, poi abbiamo Marchisio e Balotelli. Questa è la formazione. Marchisio e Balotelli. Marchisio e Balotelli. Sì. Ma come, vuol dire, come sono sistemati? Sì, più o meno. No, diciamo che stiamo lavorando da quando abbiamo iniziato a cercare in un certo zona del campo con continuità una sicurezza lunga. Visto la partita anche dell'altra sera di Verratti, le mie convinzioni su questo giocatore, non dissi due anni fa, che non doveva pensare solo esclusivamente di poter fare il ritiro, ma doveva così, per passare un limite mentale a quello di posizionarsi anche in un'unità diversa. Quindi per quanto riguarda la dislocazione in campo la vedete domani. L'idea nostra è quella di avere una superiorità numerica, densità in centro del campo e poi trovare la profondità con pochi passaggi. E di Cassano Balotelli? Per quanto riguarda Antonio e Balotelli, Balotelli prima di tutto sta benissimo, lo sentivo che c'era qualche problema, lui ha faticato, ma ha faticato dal lavoro, secondo me non ha mai lavorato così tanto bene, non è mai stato così bene. Lo troverete in una forma straordinaria. Per quanto riguarda Antonio, ho sempre detto che è un giocatore che tra le linee è un giocatore che fa giocare bene la squadra, è un giocatore che ha la capacità di mandare e di velocizzare le azioni e quindi nel momento che si deciderà di giocare con Antonio o con la punta centrale, credo che non avremo dei grandi problemi.